Lo sport come strumento per diffondere i valori della solidarietà e della prevenzione. Mercogliano continua ad essere in prima linea nell'organizzazione di gare podistiche di qualità che hanno alla base anche una componente di sensibilità ed apertura al mondo esterno. Domenica 17 si correrà per l'Africa, oltre 150 atleti percorreranno le strade del paese per raccogliere fondi destinati alle popolazioni africane. Ancora una volta siamo vicini allo sport perché riteniamo che comunque lo sport sia un volano di crescita anche da un punto di vista turistico, oltre che comunque di condivisione. Siamo contenti ancora una volta di essere stati coinvolti dal presidente Saviano, presidente del CONI di Avellino, soprattutto oggi ancor più in questa lodevole iniziativa che comunque è di beneficenza, vista Mercogliano a favore dell'Africa, quindi per la raccolta di fondi da destinare alle famiglie disagiate del Sudafrica. Sarà una bella giornata di sport perché oltre alla gara podistica in sé per sé sarà un circuito cittadino di 8 chilometri che abbraccerà un po' tutta la città di Mercogliano. Ci sarà anche un villaggio dello sport con tutte le associazioni sportive, quindi anche per condividere, quindi tutti i ragazzi saranno promotori dei propri sport che esercitano, e anche il villaggio della salute grazie alla collaborazione dell'associazione Hermes. Promotore ed organizzazione della manifestazione anche il CONI con il professore Saviano, sempre in prima linea per la solidarietà. Non solo questo, ma anche promozione sportiva, nel senso che creeremo un piccolo villaggio sportivo con diverse discipline che ringrazio. Oltretutto c'è stata un'adesione immateriale da parte di tanti sodalizi sportivi ed associazioni, per cui si è creata una sinergia forte ed unica, perché diciamo la corsa è più uno strumento per sollevare appunto il problema del commercio degli organi dei bambini sudafricani, più con altre emergenze appunto della serie che queste sono le guerre da combattere, non quelle che impropriamente si stanno svolgendo in diverse parti del mondo.